A Milano apre il primo negozio di Abercrombie & Fitch, quello delle felpe e delle magliette che chiunque sia stato in America ha comprato. Centinaia di ragazze hanno fatto chilometri di coda, ma per che cosa? L'abbiamo chiesto a loro. Sono dei bei vestiti, modelli. Perché anche loro vogliono essere alla moda, diciamo, ormai. Chi è che non ha Abercrombie & Fitch? Mai stata, però credo che adesso che comunque c'è anche qua in Italia diventerà poi una marca che un po' avranno tutti. Prima era anche vista come una qualcosa che potevi comprare solo fuori, quindi era esclusivo, era un simbolo. Quindi chi aveva la felpa vuol dire che era stato in America, a Londra, oppure se l'era fatte portare, è diventato famoso per quello. Adesso sì, è vero, si perde tanta esclusività, però vuol dire che anche comunque l'Italia ha assunto un ruolo fondamentale nella moda. È pieno di profumo e troppa musica. L'unica cosa che non mi piace è che c'è troppa musica. Stai anche mezz'ora, sei mal di testa. Non credo che sia tanto la scenografia, il modo in cui è stato costruito tutto. Cioè, rispecchia tanto cosa si aspettano i giovani e cosa i giovani cercano adesso. C'è anche tanto l'estetica. La maggior parte delle ragazze che entrano guardano ovviamente i modelli. Io guardo le ragazze, è normale, basta. In America riesci a risparmiare perché costa veramente poco in America. Se veramente i prezzi sono quelli che ho letto in internet, i costi sono abbastanza elevati. Adesso le ragazzine vigilano la scuola per venire qua davanti a Abercrombie. La crisi è solo per gli adulti alla fine. Sono carine le cose, alla fine non sono brutte, però io non entro sicuramente. Cioè, un'ora di fila non la faccio, ma neanche, cioè solo se la regalano la roba.